Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui il vostro Ale Lorenzi e oggi porto sul canale tre lezioni di private label che ho imparato sulla mia pelle perché per chi non lo sapesse ho un private label Sleep Slap, ve ne avevo già parlato in questo video qui dove si posizionerà, comunque ve ne avevo già parlato in un video dedicato, quindi vi invito ad andarlo a vedere e se ancora non l'avete fatto vi invito a fare le due consuete azioni: la prima è iscrivervi al canale, stiamo crescendo davvero tanto e come sapete il mio obiettivo è creare una community davvero interessante di media buyer e digital marketing qui su YouTube e ci stiamo riuscendo e questo è merito anche vostro, e la seconda lasciate un bel like sul pulsante che vedete qui sotto, distruggetelo letteralmente così mi date e mi regalate una grandissima soddisfazione. Ora, perché voglio portare sul canale anche questo argomento, anche se esula dalle Facebook Ads, dalle Instagram Ads, dal mondo dell'advertising? I motivi sono principalmente due. Uno, perché ho un private label, sono un marketer, mi piace sporcarmi le mani, capire come funzionano le cose, sperimentare, testare. Questo a volte mi fa spendere un sacco di soldi, magari buttati via in test fallimentari. Tantissime altre volte invece mi permette di accrescere le mie competenze, imparare tantissime altre cose e quindi perché no? Perché non condividerle con voi? Il secondo motivo è molto semplice, perché come vi ho già detto, sì, ho un private label, ma le ads in quel private label le faccio io. Per cui tutto quello che imparo con quel private label mi permette di crescere ulteriormente come media buyer nel lato e-commerce, apprendere altre cose, fare test, sperimentare nuovi test, nuovi trend, cavalcarli e condividerli con voi. Quindi spero che queste tematiche, che magari sono anche un po' più, diciamo, di nicchia rispetto alle Facebook Ads, vi piacciono e anzi ve lo chiedo direttamente chiedendovi di lasciare qui sotto un commentino dicendomi la vostra. Ora andiamo dritti al punto: quali sono le tre lezioni che ho imparato nel private label con Sleep Slap e in generale cercando di approfondire questo argomento comprando corsi, partecipando a mastermind e acquistando consulenze? Bene, la prima precisazione da fare ragazzi è che magari fossero solo tre le lezioni da imparare nel private label, ma in realtà sono molte 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 di più. Ne ho selezionate tre che secondo me sono le fondamenta, le basilari, che avrei voluto imparare subito, che ho imparato nel tempo magari e che voglio condividere quest'oggi con voi. Chiaramente se l'argomento vi piace, ve l'ho chiesto poco fa, potrei portare altri contenuti del genere sul canale. Seguitemi anche su Instagram perché lì condivido anche tutti i retroscena, anche in questo caso, anche nel caso del mio private label. Lezione numero 1. Ora, private label vuol dire produrre qualcosa di nostro. Potremmo essere molto sintetici con queste definizioni e potrei dire più che altro essenziale. Ovviamente sul private label si potrebbe stare qui ore nello spiegare che cos'è e che cosa non è, ma magari ne parleremo in determinati video. La prima lezione importantissima è la ricerca di mercato. Sul canale ho già portato anche alcuni strumenti che utilizzo per fare la ricerca di mercato, ma se vogliamo lanciare un private label, la ricerca di mercato ragazzi è fondamentale per due semplici fattori. Il primo ci permette di capire se il nostro prodotto è cercato, se c'è un trend, se c'è qualcuno che già lo promuove, se c'è già qualcuno che vende qualcosa di analogo o se siamo i primi, i pionieri in un determinato settore. Il secondo motivo è che possiamo anche capire sulla base di alcuni fattori quali la concorrenza, i trend, il fatto che ci sia una ricerca consapevole in termini di un determinato prodotto, il grado di consapevolezza di un mercato, ovvero capiremo se quel mercato è pronto per il nostro prodotto oppure no, o magari ha bisogno di una fermentazione, o meglio di un'incubazione nel quale portarlo a consapevolezza, cioè far capire se effettivamente gli interessa o meno il nostro prodotto. Non sottovalutate assolutamente la ricerca di mercato, è uno step fondamentale. Là fuori ci sono tantissimi strumenti per farlo, sia a pagamento sia gratuiti. Come vi dicevo sul canale ne ho già portati alcuni, ne porterò altri, però assicuratevi come primo step di fare un'adeguata ricerca di mercato, altrimenti rischiate di buttare via soldini o di farvi delle aspettative che poi a me non ricoprono la realtà. Seconda lezione importantissima da tenere subito a mente nel private label è che il private label è uguale a costruzione di un brand. Ragazzi, non stiamo parlando di dropshipping dove si cavalcano trend e non stiamo nemmeno parlando di un brand consacrato come può essere Apple, Coca-Cola, che quindi hanno una determinata storicità ma hanno anche una garanzia di qualità, di servizi, di tantissime altre warranty, ovvero garanzie agli occhi del nostro potenziale cliente. Nel nostro caso, nel caso di un private label, ragazzi, sarete nuovi, sarete qualcosa di fresco, di innovativo, me lo auguro, agli occhi del vostro cliente, ma allo stesso tempo non avrete una storia consolidata, non sarete un brand che il proprio nome già è sinonimo di garanzia, di qualità, di ricerca e addirittura magari anche di
richiesta da parte di un pubblico, ma dovrete costruirvela, e questa è una lezione assolutamente da tenere in mente. Altrimenti che cosa succede? Usciamo in un mercato, pensiamo di essere popolari, pensiamo che le persone ci ameranno con uno schiocco di dita, poi non succede, ci facciamo male, spendiamo soldi, ci abbattiamo e magari finiamo per mollare tutto il private label, che se sapete come funziona un private label ci ha sicuramente richiesto degli investimenti. Invece è importante avere una certa consapevolezza, è importante essere oggettivi, sapere che usciremo nel mercato con un private label e sapere che dovremo costruirci un brand, costruirci quindi un'autorità in un determinato mercato, costruire una storia agli occhi del nostro potenziale cliente, fare in modo che si innamori del nostro brand al punto da sceglierci rispetto alla concorrenza. Vi assicuro che sembra facile sulla carta, nella pratica invece richiede tempo, richiede sacrificio, richiede studio, richiede test. Quindi se volete partire con il piede giusto col vostro private label, coi test che state facendo, assicuratevi di tenere a mente questa seconda lezione. Ragazzi, prima di passare al terzo punto, che è importantissimo a mio avviso, importante quanto i primi due, forse ancora più importante anche se è più tecnico, mi raccomando ragazzi, se ancora non l'avete fatto, supportate il canale, iscrivetevi, lasciate un bel like, vi richiede veramente un secondo, ma per me è fonte di grandissima soddisfazione. Ora, qual è il terzo punto? Qual è la terza lezione che a mio avviso è molto sottovalutata quando si cerca di fare un private label e si cerca magari per la foga, magari per l'entusiasmo, il primo che si trova? Ragazzi, il fornitore. Il fornitore è importantissimo quando volete lanciare un private label, per tre semplici motivi. Uno, perché quello che ordinerete da lui sarà ciò che comprerà il cliente. Se il cliente non sarà soddisfatto in termini di qualità o comunque in termini di aspettative, perché magari nella vostra scheda prodotto l'avete venduto veramente perfetto e poi lui lo riceve ed è scadente, non è contento, e voi vi siete fidati di un fornitore che magari si è venduto altrettanto bene, portandovi però merce di poca qualità. Quindi, primo punto fondamentale per la ricerca di un buon fornitore è la qualità. Se promettete A, fate in modo che la persona ottenga A, altrimenti questo si traduce in rimborsi, lamentele, vi bruciate un po' di clientela e non è mai poi così positivo. Seconda cosa, secondo aspetto, è che un buon fornitore significa fiducia in quel fornitore. In termini di che cosa esattamente? Di offerta che vi riserva, appunto di qualità dei prodotti, ma l'abbiamo già visto, e in tempistiche, perché quando ci sarà da rifare stoccaggio, perché magari esaurirete tutto il vostro primo stock, immaginiamo 500 pezzi che avete comprato di quel prodotto, bisognerà fare stoccaggio, e se questo avviene in un momento di tantissima richiesta, di tantissimo traffico, come vi auguro, è importante avere un fornitore di cui ci si possa fidare, altrimenti magari ci garantisce tempistiche, ci garantisce prezzi eccetera eccetera, poi non vengono mantenuti e ci troviamo a gestire una mole immensa di persone che ha ordinato ma non riceve il prodotto, insomma situazioni spiacevoli. Terza casistica per cui è importante trovare il fornitore giusto, ragazzi, è il vostro prodotto e ciò che venderete, e come abbiamo visto nella lezione numero 2, importantissima, noi ci dobbiamo costruire un brand, raga, e se il nostro prodotto non è di qualità, non rispetta le aspettative, il fornitore ci fa una tempistica che poi non mantiene, mille problematiche, ragazzi, costruire quel brand sarà sempre più difficile. Quindi assicuratevi di trovare un fornitore di cui potete fidarvi, un fornitore che vi faccia dormire sonni tranquilli, altrimenti se volete sperimentare l'insonnia scegliete il primo che vi capita, il primo che trovate nella lista. Nel private label, siccome è un'operazione che richiede un investimento, siccome è un'operazione che richiede anche un investimento non solo monetario ma in termini di energia, probabilmente di staff nel tempo e anche di tempo appunto, assicuratevi di non farvi muovere, non farvi agire per fretta, che poi nel tempo si traduce in un investimento sbagliato. Meglio scegliere magari di impiegare una settimana in più per selezionare accuratamente il nostro fornitore, sapere di mettere il nostro brand e il nostro prodotto in mani sicure, dormire sonni tranquilli e avere una struttura che nel tempo funzioni. Queste erano le tre lezioni che mi sentivo di condividere con voi quest'oggi in questo video sul private label. Ora vi passo la palla a voi ragazzi. Volete altri video del genere? Fatemelo sapere con un commentino qua sotto e continuerò a raccontarvi quella che è la mia esperienza da media buyer, perché vi ricordo, faccio le ads anche nei private label, faccio le ads, curo le ads, ottimizzo le ads, scalo le ads anche negli e-commerce, e se volete posso portarvi anche delle chicche in merito a questo. Dalle Lorenzi tutto, ci vediamo al prossimo video e forza raga!